Allora, Antonio Dovidio lascia la figura di corrispondente di Sport Italiano per essere appunto il portiere di questa forma sportiva. Mi sembra che domenica si è fatto tutto, dal portiere a chi sta avanti per vincere un match che è stato subito sofferto, ma mi sembra che comunque si può dire che questa è la squadra che si può salvare, diciamo. Assolutamente sì, Felice, sempre toccando ferro ovviamente, perché la salvezza ancora purtroppo è lunga, però hai detto tutto tu, è stata una vittoria di squadra, non c'è stato il singolo che ha fatto la differenza, e se l'ha fatta è stata grazie agli altri, perché primo tempo perdevamo di 3, secondo tempo c'è stata una rimonta pazzesca, fino alla fine poi è stata tutta equilibrata contro un Pescara che ovviamente è venuto qui per vincere, non è che era venuto qui a fare una passerella. Insomma, abbiamo giocato fino alla fine, c'è stato anche il pubblico che ci ha supportato, tutti hanno dato veramente tutto, a partire da Coach Viola che a fine primo tempo nello spogliatoio le urla secondo me sono arrivate fino a Serapo, ed è stata quella secondo me la svolta, perché ho detto ragazzi, questa è la partita da vincere. È mancata un po' di grinta nel primo tempo, siamo partiti abbastanza male purtroppo, però poi ci siamo compattati con calma e poi abbiamo visto com'è finita di 1, e negli ultimi, se ricordo bene, 4 minuti non abbiamo subito gol, quindi la dice lunga questa partita. Sicuramente. Settimana che è passata per andare su un'altra offerta ancora più importante. È chiaro che all'andata si vinse contro questa squadra giocando ancora una volta un buon match, ma qui c'è bisogno appunto di fare risultato, perché la classifica dei play-out prevede alcuni abbinamenti, quindi più si sale in classifica più è meglio, insomma. Assolutamente sì, più si è agevolati di giocare poi in casa, che insomma un conto è giocare in Sicilia e un conto qui a Gaeta contro squadre che vengono da fuori. Ci aspetta un'altra trasferta difficilissima, il Giovinetto, che ad onore del vero abbiamo vinto qui in casa, ma erano soltanto in 12, loro fuori casa vanno sempre in pochi, perché giustamente per risparmiare sulla trasferta insomma si va sempre in meno giocatori, però un Giovinetto che sicuramente adesso è il dente avvelenato, perché ha perso la prima partita in casa col Noci di 1, non aveva mai perso in casa, quindi in casa loro sarà tostissima. Hanno 2 squalificati, però comunque hanno una rosa di tutto rispetto, una formazione che ha anche giocato in A1 in passato, quindi comunque ha giocatori esperti come appunto Pantaleo, che dovremmo marcarlo a vista praticamente. Sicuramente, ci penserà Pantaleo a marcarlo a vista? Speriamo di sì, serve l'aiuto di tutti. Stiamo andando in 16 e già questo fa capire che insomma andiamo lì per giocarcela la partita, insomma appunto come hai detto tu, adesso bisogna fare i punti, sono le partite più importanti, c'è questa, poi c'è quella con l'Altamura qui in casa, insomma Pescara, Giovinetto e Altamura siamo messi in testa di giocarcela fino alla fine con tutte le forze e con tutti gli uomini a disposizione. Per arrivare alla classifica che potrebbe dar possibilità di giocare almeno 2 gare in casa. Assolutamente sì, purtroppo c'è questa regola che azzera tutti i punti, quindi tutti i punti fatti fino al momento si azzerano, è un po' strana come regola, però ovviamente bisogna rispettare queste regole e poi appunto bisogna giocarsele in casa, perché in casa vediamo che con tutti gli uomini a disposizione, il pubblico che ci ha sempre supportato, anche quando abbiamo perso, abbiamo vinto, insomma c'è sempre stato, bisogna sfruttare il famoso fattore campo. Roberto Monti come sta fisicamente? Roberto Monti mi ha fatto prendere un mezzo infarto domenica, è caduto purtroppo malissimo. Però si è ripreso, l'abbiamo sentito ieri, addirittura sta già lavorando, insomma lo conosciamo Roberto, non si ferma davanti a nulla, purtroppo è stata una caduta bruttissima, ha provato ad anticipare la palla, però si è scontrato col giocatore, è caduto sulla nuca, però poi piano piano si è ripreso e rassicuriamo tutti, soltanto una paura fortissima. Ok, quindi bisogna ripetersi a Giovinetto per far punti, quindi in bocca al lupo. Vive il lupo e ce la metteremo tutta come sempre. Grazie.